Bene, buongiorno a tutti. Se siete d'accordo iniziamo perché abbiamo tempi veramente compressi. Vedo che c'è ancora gente che si sta sistemando in sala, pochi ma buoni, mi verrebbe da dire. Stavo pensando questa mattina arrivando che 2 anni fa abbiamo avuto una nevicata che ci aveva reso veramente difficile la gestione della logistica. Per non farci mancare nulla, continuiamo con gli stress test sul campo, ci piacciono quelli veri e non quelli disegnati a tavolino. Oggi abbiamo il Covid, le influenze. Salutiamo Fernando Metelli che non può essere con noi per questo motivo. Abbiamo scioperi, abbiamo veramente di tutto, ma a maggior ragione chi è presente l'ha fatto perché evidentemente ci teneva ed è bello ritrovarsi fisicamente. Io rubo veramente un minuto prima di lasciare la parola a Giuseppe Lusignani, per ricordare, come ci ritroviamo a distanza di 2 anni appunto in questa sede. Devo dire che nonostante il biennio è estremamente complicato per ragioni professionali e non, abbiamo fatto veramente tantissimo come associazione e poi Maurizio, più tardi Maurizio Vallino, darà qualche indicazione in merito, anche Corrado Meglio. Però vorrei ricordare una cosa, nell'ultimo triennio siamo cresciuti come associati di oltre il 50%, siamo a quasi 800 associati, questo vuol dire che nonostante il Covid, nonostante le difficoltà, la distanza, i webinar, gli eventi fatti in remoto, in modalità virtuale, la crescita dell'associazione che era partita molto prima non si è in nessun modo fermata, anzi questa cosa è andata in crescendo. Credo che il primo driver sia il lavoro delle commissioni, un lavoro veramente capillare che ha coinvolto tutti gli associati, tutte le persone presenti o collegate virtualmente, o gran parte di queste persone, e per questo noi vi ringraziamo perché il vero motore poi della crescita è proprio questo, l'attività intensa su tematiche specifiche, spesso delicate, su cui prendere posizione individualmente è difficile, come associazione è possibile invece, come dire, dare una rappresentazione collettiva che anche verso organismi terzi risulta essere molto efficace. Ricordo che abbiamo trattato in questi anni tematiche che riguardano NPL, IFRS 9, ESG recentemente e abbiamo avuto ospiti di grande livello, segno che l'attenzione per quello che l'associazione fa è alta. Abbiamo avuto Daniele Franco, abbiamo avuto Mario Nava, esponenti BCE, esponenti EBA. Questo credo sia l'aspetto più interessante di tutta la nostra storia recente. Bello ritrovarsi a parlare del post-Covid, questo vuol dire che stiamo pensando al dopo e insomma dopo 2 anni credo ce ne sia bisogno. Iniziamo a parlare di post-Covid, con Giuseppe Lusignani, che come sempre apre questi eventi e ci dà un inquadramento in misura sempre molto, molto puntuale, guardando agli aspetti macro e microeconomici. E credo che anche oggi non mancherà di farlo. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. È bellissimo ritrovarsi dopo tanto tempo e poi vedere tanti amici, quindi c'è di tutto. Dobbiamo però, come dire, in queste sessioni noi abbiamo come sempre ritmi molto serrati, quindi io parto subito con il tema che ormai tradizione mi è assegnato, cioè quello di così portare qualche elemento di scenario, ovviamente sul settore di cui ci occupiamo, il settore bancario, e lo faccio sempre, come dire, nella modalità di un'analisi ovviamente macrofondata, e quindi per poi così provare a identificare quali sono le sfide che oggi il settore nel suo complesso deve affrontare. E quindi poi anche quali sono le sfide per i risk manager e quindi per la professione che si riunisce in questi convegni, in questi consessi come quello di oggi. Io andrò un po' tambur battente, insomma, su alcuni punti e ho diverse slide e le passo un po' velocemente. Seguirò questo schema. Qualche riferimento alla parte macro è assolutamente necessario per identificare quali sono i fattori di rischio prevalenti e quali sono le preoccupazioni che il settore ovviamente ha. Ovviamente dobbiamo guardare alle problematiche di redditività, nonché di barra ristrutturazione e riconfigurazione del settore.
e alcune delle tematiche emergenti su cui ovviamente tutto il settore sta confrontandosi e ovviamente implicazioni che poi credo, anzi sono sicuro, saranno discusse nella tavola rotonda che seguirà questa mia introduzione. Il 2020 è stato un anno assolutamente, i numeri ormai li conosciamo tutti, però insomma noi una cosa di questo genere non l'abbiamo mai vista né a livello mondiale e nemmeno a livello, come dire, italiano. Quindi il meno 9% di PIL è un numero che noi conosciamo. C'è stato nel 2021 e c'è un rimbalzo importante, l'abbiamo già visto nei trimestri, anche se questa crescita, come ci aspettavamo, oggi sta in parte rallentando, quindi abbiamo una dinamica positiva dell'economia, però il rimbalzo grosso, come dire, che abbiamo avuto nei primi trimestri comincia adesso a tornare su trend, come dire, di crescita che poi hanno bisogno di fattori di sostegno di medio periodo. L'Italia fondamentalmente sta seguendo questo percorso e abbiamo una dinamica positiva della crescita sostenuta. E se confrontiamo, ecco, questa è una cosa interessante, rispetto alle crisi precedenti, noi per la prima volta stiamo andando più veloci. Quindi se andiamo a vedere le principali, come dire, e confrontiamo le crisi precedenti, la 2008-2011, 2011-2014, e confrontiamo il ciclo, quindi la crisi adesso, vedete che il rimbalzo è la linea verde, è più alta in termini di crescita economica. Le spese delle famiglie, come dire, no? Ha rimbalzato, non così forte, comunque meglio di quella penultima, 2011-2014, investimenti in costruzioni ripartite molto forte e tutto il settore degli investimenti. Ricordiamoci questo sulle tematiche credito, rischio e così via, insomma, no? Che è uno dei temi che abbiamo. Ovviamente abbiamo un tema di inflazione, questo è una cosa di cui discutiamo in continuazione, abbiamo ovviamente pressioni molto importanti soprattutto sul mercato delle materie prime, c'è un trasferimento ai prezzi al consumo, gli indicatori sono brutti se li guardiamo oggi, dobbiamo guardarli, come dire, la discussione è quanta temporaneità e quanto c'è un ritorno su questo. E abbiamo ovviamente più in Italia, più che sui prezzi al consumo, abbiamo degli impatti molto grossi sui prezzi alla produzione, quindi di nuovo questo, voglio dire, potrebbe mettere in moto e tiene comunque un meccanismo inflazionistico, no, che può ovviamente, no, poi traslarsi, quindi da questo punto di vista è un rischio che stiamo valutando. Guardiamola in prospettiva, dopo il rimbalzo forte del 2021 ci attendono anni comunque di una crescita economica che è positiva, anche abbastanza sostenuta, da notare che la Cina in realtà, che è sempre stato il grande motore, insomma, no, la grande spinta a livello internazionale, 2022 numeri così bassi non li abbiamo mai visti. C'è un meccanismo, come dire, anche un po' di stagionalità, è legato alla modalità con cui si sta formando questa crescita. Quello che abbiamo, vedete, la UEM 5,1 quest'anno, noi siamo più alti, come sapete, 6,3, noi pensiamo, facciamo le nuove previsioni, le presentiamo domani in realtà, e poi, come dire, 4,2, 2,5, 1,8, quindi ancora il 2022 è una crescita importante, poi, come dire, una stabilizzazione. Se guardiamo l'Italia, i numeri che vi dicevo prima, qui è ancora scritto 6,2 perché era la previsione di novembre, adesso ufficiale sarà domani, però insomma usciamo 6,3 sul 2021, qualcosa di più sul 4, diciamo 4,1, 4,2 nel 2022, e questo è il percorso. Quindi abbiamo una crescita, quindi una prospettiva, chiaramente non con le dinamiche ma era ovvio, no? Voglio dire, quando si parte da un momento di forte contrazione c'è anche un effetto ovviamente statistico. Dove torniamo? Beh, tenete conto che solo torniamo, come dire, al 2000, ai livelli del 19, come dire, alla fine del 22, quindi attenzione, cioè il rimbalzo c'è, però in termini di recupero di PIL, quindi di attività economica complessiva.
Abbiamo ovviamente su questa crescita ancora livelli di indebitamento delle API importanti, però in diminuzione, e il debito che, come sappiamo, è salito molto. La cosa rilevante è che abbiamo comunque un percorso e uno scenario in cui, con questi ritmi di crescita, il rapporto debito su PIL comunque scende, rimane ovviamente molto più alto rispetto a quella che era la fase pre-Covid, però ciò che è importante, come dire, no, è il trend, è il percorso, quindi la sostenibilità, comunque, pur con un rischio che c'è, è uno dei temi, no, così c'è un percorso che lo rende sostenibile. Ovviamente sulle previsioni impatta molto la spesa sul PNRR, che più o meno noi stimiamo a circa 4 decimi di punto di crescita all'anno sul PIL, dal punto di vista degli effetti. Gli effetti noi li vediamo un po' più in là rispetto a quello che era il piano previsto e le previsioni che sono fatte anche, come dire, dal governo, però insomma di fatto nella previsione nei numeri che vi ho appena messo ipotizziamo un pieno utilizzo dei fondi e fondamentalmente anche gli effetti dell'implementazione delle riforme che sono state fatte. Cambiamo punto di osservazione, guardiamo il tema della politica monetaria. Sapete, voglio dire, no, tra crescita e inflazione, quali sono le problematiche che si stanno discutendo. È chiaro che quanto a lungo potrà ancora essere il sostegno delle politiche monetarie, insomma, avete appena letto, no, voglio dire, sta le decisioni della Fed di ieri, di questa notte. Ora, al di là dell'intervento sui tassi, comunque si va verso una progressiva riduzione fondamentalmente delle misure espansive. Abbiamo tassi di interesse che al momento, come dire, i tassi impliciti sono aumentati, soprattutto quelli americani, quindi vedete qui il salto che c'è stato fondamentalmente negli ultimi mesi, questi dati sono al 30 novembre, però insomma abbiamo un Fed Fund che aumenta. O comunque le aspettative, no, di aumento dei tassi. Ovviamente c'è tanta paura sull'inflazione, gli indici sono brutti, però se guardiamo, come dire, alle aspettative di medio periodo, l'ancoraggio nel medio periodo comunque dice che l'inflazione alla fine torna sotto controllo, quindi, come dire, come fattore di rischio di medio termine ancora i mercati questo non incorporano fondamentalmente una, come dire, un'inflazione che va oltre quelli che sono i target di medio periodo. Ovviamente questo vorrà dire che la politica monetaria progressivamente da espansiva diventerà meno espansiva e poi non ancora restrittiva, però insomma ricordiamoci questo dal punto di vista dello scenario tassi. Per quanto riguarda lo scenario che noi abbiamo in mente, vedete qui ancora tassi negativi nell'Euribor, ancora per tutto il 2022, in parte il 2023, e come dire, questo gap negativo dal meno 0,5 torna più o meno a zero a fine del 23, e dopodiché torniamo in campo positivo, diciamo, tra il 23 e il 24. Questo, come ovviamente, questo ha un effetto anche sui tassi di medio-lungo termine. Quindi guardiamo ai tassi governativi a 10 anni, vedete che il Bund torna in campo positivo fondamentalmente da 2022 in poi, insomma, quindi vedete che sta rialzando. Lo spread lo consideriamo comunque in una fase in una situazione di controllo e anzi di lieve miglioramento, e questo, come dire, in termini di scenario. Se guardiamo al settore bancario, quindi un flash, il settore bancario sicuramente ha sofferto tantissimo, no? Nel 2020 le quotazioni sono scese tantissimo e nel 2021 abbiamo recuperato più o meno i livelli del 19, quindi di fine 19, inizio 20, sia per quanto le banche americane e le banche europee. E rimane, guardate il grafico di destra, questa è una cosa che conosciamo da tempo, voglio dire, c'era stata una grande contrazione dei price to book value
arrivati, voglio dire, in area 03-04 nel settore sia italiano che europeo, c'è stato un recupero, però oggi viaggiamo ancora, come dire, poco sopra 0,5. Guardate la differenza con il settore bancario americano, insomma, vedete che c'è un tema di sostenibilità, redditività di medio periodo, rischiosità, quindi abbiamo un quadro che rimane molto diverso dal settore europeo a quello statunitense, dal settore italiano rispetto all'europeo non c'è più tanta differenza, vedete c'è una sorta di coincidenza, no, rispetto a quelle. Se guardiamo qualche numero di confronto sul settore, sappiamo quello, abbiamo una redditività del settore delle banche americane decisamente superiore a quelle europee, viaggiano anche con una quota di capitale, un livello di capitalizzazione inferiore, quindi hanno sì una redditività più elevata, ma anche perché fondamentalmente, se volete, hanno un livello di leva un po' più alto, no? Possiamo leggerla in questo modo, e c'è un livello di crediti deteriorati che, nonostante tutti i processi che sono fatti in Europa, comunque a livello europeo e anche italiano abbiamo ancora livelli un po' più alti rispetto, ovviamente non più quei picchi che avevamo in passato. Se guardiamo un po' avanti, quali sono a nostro parere i quattro punti su cui voglio dire qualche ragionamento, e poi in parte si stanno anche misurando i piani di impresa, quelli già presentati e quelli che saranno in corso di presentazione. Lo scenario macro, fondamentalmente, tenete conto di crescita e tassi, cosa dice? Dice che di fatto i bassi tassi di interesse non consentiranno di fatto di avere dei grandi rimbalzi sulla redditività tradizionale, adesso lo vedremo, quindi nonostante il contributo della BCE, questo è il primo flash. Il secondo è che con il miglioramento del quadro congiunturale da tempo stiamo rivedendo tutti verso il basso le aspettative, il famoso impatto sui crediti deteriorati, e questo è un altro punto, lo vedremo con qualche numero. Che rischi abbiamo in questa previsione, in questa valutazione? C'è un sostegno molto importante, sapete, si è creato tantissimo risparmio, la propensione al risparmio è stata molto alta, 20-21, grande accumulo di attività finanziarie, oggi abbiamo un tema importante e anche un'opportunità di aumentare ulteriormente in modo significativo, come dire, per il settore bancario, redditività dalla gestione del risparmio in senso lato. E poi c'è il grande tema, come dire, efficienza, digitalizzazione, che e questo è un settore che è in una fase di profonda trasformazione, quindi dentro ha, come dire, dei temi, e questo è una parte più strutturale, dove però vedete che i piani di imprese si stanno tutti misurando. Passiamo velocemente su questi quattro punti. Qui i numeri sono abbastanza chiari, c'è un effetto volume, ovviamente, più crescita, un po' più di credito, sostenuto anche da un meccanismo di garanzie, quindi eccetera eccetera. L'effetto volume è importante? Ma sì, lo è stato, o meglio, lo è stato già nel 20, in parte nel 21, ma ciò che ancora ha tenuto basso il margine della clientela è l'effetto spread, c'è una competizione e una competitività tra le imprese tale per cui fondamentalmente abbiamo questa riduzione. Nel 2022 più o meno flat, 23-24 un po' di margine della clientela. C'è ovviamente un po' di sostegno ancora sul mondo portafoglio titoli, chiamiamole così. E però, se voi guardate questo grafico, alla fine cosa dice? Che il cioè la crescita del margine di clientela e margine di interesse è più o meno flat. Lì non ci aspettiamo, a meno che non ci siano fondamentalmente dei cambiamenti importanti o delle sorprese lato tassi di interesse. Questo è il punto. Che però può essere un rischio, ovviamente ha un boost da questa parte, ma porta rischi da altre parti. Quindi qui, voglio dire, e li vedete anche i piani, non ci sono grandi obiettivi in termini di crescita dei margini di interesse. Deteriorati, abbiamo discusso tanto, ricordate la famosa stima della BCE, 1.4 trillion per l'Europa sullo scenario avverso peggiore Covid, ricordate? Ricordate, abbiamo discusso anche nelle nostre sessioni virtuali da quel momento in poi, che queste erano stime particolarmente, come dire, prudenti, chiamiamole così, le abbiamo progressivamente ridotte. Non c'è dubbio, qui abbiamo, questo è un grafico che secondo me è sempre molto interessante, soprattutto vi invito a guardare a quello sulla sinistra.
Qui c'è il famoso tasso di deterioramento test e volumi, voi siete bravissimi a vedere questo. È chiaro che quando i volumi erano superiori alla linea delle teste, tu avevi un'allocazione al portafoglio crediti che era fondamentalmente sbilanciata verso i segmenti più rischiosi. C'è un abbattimento di tutto, ma quello che vedete c'è un flight to quality che ha continuato ad esserci in questi anni, quindi l'effetto oggi che abbiamo sui crediti deteriorati, misurandolo anche rispetto alle crisi passate, deve tenere conto di una ricomposizione molto diversa del portafoglio crediti rispetto a quella passata. E questo è evidentissimo, oggi abbiamo la linea di volumi sotto le teste, vuol dire che stiamo riallocando verso classi di rating migliori, nella sostanza, no? E questo è il meccanismo che ovviamente in una crisi nuova o comunque eventualmente per gli effetti che ha avuto di PIL e così via, ti carica di meno. Ovviamente abbiamo avuto tutti gli interventi di sostegno, le moratorie che oggi sono in forte riduzione, ovviamente un aumento delle garanzie, ma questo ha poi degli impatti sulle rettifiche più che non sulla... Che cosa prevedevamo? Beh, voglio dire, avevamo, già questa è l'ultima, non vi ho parlato tutta la sequenza, eravamo partiti da molto più alte, 2022 una crescita e poi di nuovo una riduzione dei deteriorati, l'abbiamo rivista ulteriormente anche per tenere conto degli interventi sulle politiche di bilancio e così via, insomma complessivamente oggi ne stimiamo su 4 anni 97 miliardi, fate questo conto. Lo scenario pre-Covid, la previsione di gennaio era sempre una previsione, ma sulla struttura di base prevedevamo 80 miliardi in 4 anni di deteriorati overall. Qui sarebbero 97, quindi alla fine il costo della crisi sarebbe di 17 miliardi, no? Overall che si scarica sul settore in 4 anni. Questo è numeri questi che solo un anno fa, diciamo ottobre 2021, eravamo arrivati a 130 di stima del flusso di deteriorati, quindi le condizioni stanno progressivamente migliorando. C'è ancora un impatto, noi lo mettiamo tra la fine del 22 e il 23, quindi andrà un po' sia sui bilanci del 22 che sui bilanci del 23. Complessivamente lo stock ovviamente risentirà di questo effetto dei nuovi, più le politiche di cessione che non si attenuano, anzi si accelerano. Ci sono molti piani dove oggi si dice addirittura vogliamo andare sotto benchmark europeo, quindi qui è probabile che noi potremmo avere flussi di cessione ulteriormente anche superiori a quelli che vedete su questo grafico. Questo dice che più o meno stabilizziamo il ratio e forse si può anche migliorare, dipende ovviamente un po' dalle scelte che... Però se vedete il piano, no, l'ultimo che hanno presentato Unicredit, non so adesso quelli che verranno presentati nei prossimi mesi, però insomma questo sembra un trend abbastanza consolidato a livello di mercato. La cosa interessante è che lo stock che rimane, un tempo era molte sofferenze meno UTP, oggi sono più UTP rispetto alle sofferenze, quindi poi tutto il tema della gestione e cessione, come sapete, è tutto un film completamente di nuovo rispetto a quello passato. Vado veloce, questo terrà un po' su il costo del rischio nel 2022 e un pezzettino nel 2023 e poi dovrebbe tornare in giù. Ci sono dentro delle possibilità che vada meglio, soprattutto sullo scenario per quanto riguarda miglioramenti di cure rate, che è possibile stimare, e quindi di abbattere ulteriormente, di abbassare anche il costo del rischio che avete trovato in questa previsione. Questo è il quadro, diciamo, dell'attività tradizionale. Abbiamo sicuramente delle opportunità, o ci sono per il settore delle opportunità sul mondo del risparmio gestito, però nello stesso tempo tanta competizione sul sistema dei pagamenti. Quindi overall, poi se teniamo conto di altre componenti legate, oggi più difficile da prevedere, ma in uno scenario a tassi crescenti, comunque il tema del contributo della negoziazione titoli non è detto che sia positivo, anzi potremmo avere qualche effetto all'incontrario, margine di intermediazione complessivo, flusso dei ricavi, nella sostanza flat, però con una grande ricomposizione, di nuovo più commissioni da risparmio, gestito in senso lato, quindi non sto a entrare nei dettagli, e meno diciamo dal punto di vista delle commissioni, settori pagamenti e così via.
C'è un tema molto importante che tutte le banche stanno affrontando, è come ricollocare o riallocare una parte di questa enorme liquidità che si è riversata sui conti, sia da parte dei depositanti che da parte delle imprese. Qui si gioca una partita importante in termini di sostegno della redditività e quindi, come dire, tutta l'attività che è legata al mondo della distribuzione dei prodotti finanziari è uno dei challenge importanti per il settore. Personale, efficienza, chiaro che stiamo andando ancora nel processo di ristrutturazione del settore o di riconfigurazione del modello di business, quindi operazioni anche di voglio dire, concentrazione o comunque di riposizionamento competitivo, però abbiamo ovviamente una riduzione del personale già annunciata, spesata, tutto quello che volete e anche degli sportelli. Quindi ci sono, come dire, questo è un fenomeno che continua, quindi c'è bisogno di ridurre i costi operativi, ma nello stesso tempo tanti investimenti sul nuovo modello, sui nuovi modelli di business e anche tanto ricambio generazionale. Qui ci vorrebbe un convegno apposito per ragionare attorno a questo, segnalo solo questo flash. Complessivamente, ovviamente, ci sono spese IT molto importanti, spese, le chiamo IT in senso lato, di tutto il mondo della tecnologia che devono essere sostenute. Alla fine, in questo scenario che vi ho rappresentato, comunque c'è una riduzione di cost income anche importante. Questa è la media, ci sono ovviamente, ho finito, due flash e poi finisco. Arrivo alla sintesi della sintesi sulla redditività. Questo è il quadro, allora una redditività che ovviamente riprende, sta ancora sotto al costo del capitale, ma voi noterete che il gap tra costo del capitale e redditività comunque si sta riducendo. Questo dovrebbe consentire comunque una parte anche di improvement, no, di quelle che erano quei rapporti price to book value che abbiamo discusso prima. In questo quadro, questa slide la conoscete, è di qualche giorno fa, sono le priorità della vigilanza, no? Quindi quello che poi l'attività farà, no, nei vostri istituti. E fondamentalmente parte da alcuni statement, le banche sono sane dopo la pandemia, l'abbiamo visto, le debolezze strutturali sono e stanno per essere affrontate, devono essere affrontate attraverso, voglio dire, digitalizzazione e governance, quindi molta attenzione dal loro punto di vista, e poi i rischi emergenti. Quindi sui rischi tradizionali, credit risk, market risk, voglio dire, questo è importante perché se c'è uno shock di tassi, ammettete che ci scappa l'inflazione, è chiaro che i tassi di interesse salgono, quindi la vigilanza vorrà sapere sensitivity, whatever, su tutto il mondo ovviamente, no? Diciamo di margine e banking book overall. Credit risk l'abbiamo visto prima, il tema del business model è centrale e poi i nuovi rischi, climate, market risk e operational risk, e questo è, come dire, un focus molto importante. Proprio due cose, Mauro, ma solo per credo sia importante anche per la tavola, forse è una sorta di introduzione. In questa cosa, se andiamo a vedere come si sta muovendo la regolamentazione, interessante, l'avete visto, alla fine c'è stato adesso un da Basilea 4, cosiddetto, ai temi ESG, c'è stata una sorta di, e è in corso, una sorta di, come dire, non è un cambiamento di prospettiva, ma di pesi, sicuramente. Guardate, questo a me ricorda in sessioni di questo tipo, quando iniziamo a discutere, siamo partiti come associazione su Basilea, nella sostanza. Ormai è il primo Basilea dell'88, quindi immaginate, no, quanti... Qui, in qualche modo, quello che sta arrivando, lo tsunami sulle tematiche ESG, è un qualcosa che impatterà, non è una cosa temporanea, non è una cosa, un qualche stress test, questo impatterà in modo devastante dal punto di vista delle, come dire, delle metodologie, dei modi, di tante cose, perché ovviamente gli obiettivi macro e politici, ovviamente, no, di riduzione, come dire, dell'impatto, comunque le tematiche climate sono assolutamente rilevanti da questo punto, e gli obiettivi sono molto ambiziosi. Raggiungere la cosiddetta neutralità o comunque riduzione al meno 55 sul 2030 e poi arrivare alla neutralità 2050, guardate, per l'Italia che oggi riduce più o meno all'1% all'anno, voglio dire, l'impatto energetico, vuol dire andare a tassi del 4,
Guardiamo solo l'Italia, ci sono paesi che hanno impatti molto maggiori rispetto a questo. Questa è una cosa incredibile dal punto di vista dell'impatto. E di nuovo, così come partimmo da Basilea, che ne abbiamo parlato alle banche, ma in realtà Basilea impattava sulle imprese, perché il rating ha impattato fondamentalmente sul modo delle imprese di trattare e di affrontare, no, il rischio. Qui il problema è simile. Qui ci sono dei numeri, lo stress test climatico top down fatto dalla BCE, vuol dire, dice il 45% dei prestiti delle banche europee è esposto in modo alto, a un alto rischio di transizione. Italiani e spagnoli anche a rischio fisico. Quindi qui c'è sicuramente un impatto molto importante che dobbiamo cominciare a trattare. Gli stress test l'anno prossimo ci indurranno a ragionare, non solo a ragionare, ma a misurarlo in modo più... Però questa è una cosa che, come dire, è arrivato e starà qui per tanto tempo, per molto tempo. Quindi questo è un qualcosa... Ovviamente sapete che si sta discutendo di introdurre addirittura i rischi climatici nei requisiti, no? Non solo di capitale, ma anche nelle operazioni con la BCE. Quindi questo qua cambia in modo significativo il quadro che abbiamo di fronte, e quindi qui si aprono veramente anche territori nuovi dal punto di vista di tutto anche il mondo di misurazione, che ovviamente abbiamo tematiche sui dati, adesso non sto qui ad entrare, però veramente questa è una sfida importantissima. E però il focus è altrettanto forte, perché attraverso il sistema finanziario, prendete COP26, quello che alla fine le implicazioni di COP26 sul settore finanziario sono molto importanti. Ma non è solo un problema di avere il green, no? Voglio dire, mettersi il patacchino, insomma, no? Adesso lasciatemelo usare un termine non molto accademico, però insomma, no? Il problema è che sono i processi assolutamente molto impattati. Quindi questo sarà un tema, come dire, che è arrivato, ma starà qui per molto tempo. E quindi su questo credo che bisognerà fare, e tutti siamo impegnati, da tutti i punti di vista, gli operatori, l'accademia, le società specializzate, voglio dire, tutti stiamo lavorando e dovremmo lavorare su questo. E ovviamente, questo insomma un po' la sintesi, c'è un ultimo punto su cui probabilmente ne parlerete, sapete anche nelle priorità della vigilanza, cambi il modello di business, l'altra cosa nuova è tutto il cosiddetto cyber risk, no? Che è un'altra delle dimensioni assolutamente nuove, importanti, con impatti di cui anche qui sappiamo che potranno essere molto grandi, ma abbiamo ancora, come dire, siamo deboli dal punto di vista della detection, misurazione e anche governance. Perché questi sono i due grandi fattori di cambiamento. Noi stiamo andando da un modello a rete fisica o da un modello fisico a un modello digitale, e ovviamente si aprono una serie di temi e di rischi che oggi ovviamente sono le nuove sfide da questo punto di vista. Quindi scusate un po' se sono andato eccessivamente lungo, ma insomma i punti sono questi dal punto di vista dello scenario, e credo che la discussione, no, dell'associazione, quindi anche quella che verrà dopo, questi possono essere, come dire, temi su cui aprire un confronto, e anche tante iniziative. Questa associazione, lasciami dire Mauro, ha fatto tanto e sta facendo tanto, e credo che veramente in questi anni, con il lavoro delle commissioni, l'hai già detto tu, si è prodotto e si sta producendo tante cose di qualità, e stanno veramente aiutando tantissimo, come dire, il settore ad affrontare. No? Ma qui abbiamo, come dire, di nuovo campi su cui credo l'associazione potrà dare un contributo molto importante nel modello che avete costruito di relazioni tra banche, associati, società specializzate e così via, perché i temi da affrontare sono assolutamente di importanza cruciale per il settore. Grazie. Grazie Giuseppe, valeva la pena spendere qualche minuto in più decisamente, anche perché hai alzato la palla su temi che poi saranno ripresi negli interventi, insomma, della tavola rotonda, quindi credo veramente prezioso l'intervento. Chiedo magari a Giancarlo, che deve iniziare per primo l'intervento alla tavola rotonda. Dobbiamo recuperare qualche minuto, scusate, abbiamo tempi causa collegamento abbastanza tirati, come dicevo, però a partire dai miei passaggi taglieremo un po' per...
Buongiorno, inizio con delle scuse perché io oggi ci tenevo a essere presente, ma contemporaneamente ho il Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, quindi farò il mio intervento, ma poi vi dovrò salutare, ma ci tenevo ad esserci. Anche poi le capacità persuasive di Corrado mi hanno assolutamente convinto a partecipare. Ma io sono un risk officer un po' anomalo, nel senso che vengo da esperienze, diciamo, soprattutto in ambito business, corporate in particolare, area chief lending officer in particolare, avevo la responsabilità delle policy creditizie, e poi prima di diventare risk officer, con scarso tempismo, perché sono entrato in ruolo nel dicembre del 2019, facevo il direttore marketing addirittura. Tutto questa premessa perché... Un timing perfetto, vorrei esatto, dire. Queste non sono le mie slide, direi. Vai avanti, che poi avanti. Comunque, chiedo aiuto ai nostri tecnici perché abbiamo invertito i primi due interventi. Ah, okay. E quindi è possibile che la presentazione che è stata caricata sia l'altra. È la seconda presentazione, non la prima. Comunque la presentazione non è fondamentale poi nello speech che volevo farvi, nel senso che... eccoci qua. Quando sono arrivato, il primo processo che ho visto è stato il dry run del recovery plan. Ho fatto anche un po' fatica a capire il contesto, perché si trattava di simulare, diciamo, una situazione estrema nella quale si avviasse questo processo. Indubbiamente fu utile per semplificarlo e per focalizzarlo maggiormente, però ecco, mai mi sarei aspettato che dopo 2 mesi circa ci saremmo trovati in una situazione che era molto simile a quella che stavamo simulando in vitro. Quindi quello di cui vi vorrei parlare sono quelle che sono state le nostre esperienze, cioè cosa abbiamo visto funzionare, no, in questa situazione di pressione su tutta la struttura del gruppo e anche ovviamente sulla struttura di risk management, che cosa abbiamo visto migliorabile, e poi, diciamo, le lezioni che abbiamo imparato e quelle che abbiamo posto in essere secondo un po' questa griglia di argomenti. Sicuramente i processi di business continuity e di governance sono stati agiti correttamente, e c'è stata anche una forte capacità di risposta a quelle che sono state le richieste della vigilanza. Penso sia stata un'esperienza comune. Noi avevamo 2 o 3 incontri col Joint Supervisory Team alla settimana, di cui alcuni specifici sulla liquidità piuttosto che sul credito, altri, diciamo, più in generale sulle tematiche anche legate alla business continuity. E per fare questo si è attrezzato, diciamo, un gruppo di lavoro velocemente trasversale per far fronte alle richieste che erano sicuramente molto incalzanti, in particolare nei primi momenti della crisi. Qui sto parlando del secondo trimestre del 2020. In questo magari abbiamo trascurato formalmente qualche processo di escalation, e questo ci è poi stato fatto notare. Credem è un'azienda, diciamo, che ha una struttura azionaria, una struttura di governance molto stabile da tempo, quindi ci si intende, ci si parla velocemente, a volte questo può anche far scappare qualche formalizzazione su certi aspetti, quindi niente di grave, però sicuramente dobbiamo prestare maggiore attenzione a questi aspetti. E soprattutto un intervento importante che abbiamo fatto con l'area CFO è quella di iniziare un forecasting mensile. Forecasting che aveva anche una forte componente bottom-up, perché poi era importante capire dalle varie legal entity del gruppo, dalle varie business line del gruppo, come vedevano il mercato e dove pensavano di poter arrivare sulla base di quelle che erano le situazioni man mano che si stavano affrontando. Ruolo del risk: fare challenging con degli scenari stressati a quella che poteva essere una proposta che arrivava. Quindi, diciamo, il nostro consiglio di amministrazione mensilmente si vedeva arrivare queste due viste, quella che arrivava dal business e quella che arrivava invece dal risk, che diceva: sì, però se le cose vanno peggio potremmo andare ad atterrare. È chiaro che la forchetta ad aprile era amplissima in termini di utili e di ratio di capitale, poi si è andata man mano
stringendo e convergendo verso quelli che poi sono stati i risultati finali. E queste sono cose che stiamo mantenendo. Quindi integriamo stabilmente le evidenze della pianificazione con simulazioni in condizioni di stress che magari prima erano appannaggio solo degli esercizi di vigilanza prudenziale e utilizzi degli scenari e delle analisi di sensitivity in chiave più continuativa e non magari più episodica come avveniva in precedenza. I sistemi di limiti e soglie hanno funzionato, cioè noi abbiamo avuto i profile sconfinati, diciamo, su alcuni indicatori, in particolare a marzo ed aprile, poi sono arrivate, diciamo, tutte le operazioni di sostegno in essere e dopo i livelli sono tornati più nella norma, sono scattati, diciamo, tutti gli early warning, i limiti gestionali operativi di stop loss, ma il tema che io, come vi dicevo, venivo dal commerciale, quindi che ho sentito immediato, era legato alla velocità del RAF. Considerate che il Risk Capital Framework, da quando è stato istituito in Crede, veniva monitorato trimestralmente, tra l'altro con un delay anche abbastanza importante rispetto alla chiusura contabile. Quindi si andava a commentare il rispetto meno delle soglie di Risk Capital Framework sostanzialmente un mese e mezzo, due mesi dopo la chiusura del periodo tecnico. E questo, a mio parere, era una modalità di utilizzo gestionale di questo strumento assolutamente importante, troppo lenta, per usare un aggettivo. Di conseguenza, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di velocizzare, no, questo tipo di monitoring Risk Appetite Framework, magari selezionando alcuni indicatori che potevano essere monitorati, se non alla perfezione, ma comunque con un alto livello di attendibilità, con una frequenza maggiore. Questo ha dato molto più tranquillità, diciamo, anche al consiglio di amministrazione, ed ha portato poi, man mano che gli scenari si stavano stabilizzando, anche una revisione strutturale che è stato un po', diciamo, il punto che abbiamo messo anche nei confronti della vigilanza per dire, va bene, adesso è luglio 2020, riteniamo di andare ad atterrare a questi livelli, di conseguenza rivediamo il RAF. Questo l'abbiamo mantenuto, così come abbiamo declinato maggiormente quella che prima era una facoltà generica del risk officer di rivedere il RAF in corso d'anno anche a seconda di alcuni mutamenti di scenari che sono stati codificati con delle soglie di threshold che nel caso scattino, quindi innescano determinati processi. Per quanto riguarda le metodologie, sicuramente abbiamo dovuto essere molto reattivi per quanto riguardava l'adeguamento, la ristima dei modelli legati agli accantonamenti collettivi e ai profili di adeguatezza per quanto riguarda la MiFID. E questo ci ha posto di fronte a diverse difficoltà. Innanzitutto quella di cogliere uno scenario, il famoso scenario AV, che era estremo, diciamo, nei primi mesi dell'anno, e di farlo cogliere dai modelli satellite dell'IFRS 9, ma anche la volatilità storica dei motori di adeguatezza, dei modelli di adeguatezza, che era basata sul CIVAR con intervallo di confidenza al 99%, aveva messo fortemente in crisi le nostre reti di gestori, perché cosa facciamo? Portiamo la nostra clientela a un de-risking, portarli a de-risking significa anche, diciamo, contabilizzare delle perdite importanti. E in questo senso, quindi, rispetto ai suoi ritmi abituali, il rischio ha dovuto molto accelerare per vedere cosa fare, adeguare i modelli, quindi già alla semestrale, diciamo, del 2020 per quanto riguarda l'IFRS 9 e già, diciamo, attorno ad aprile-maggio abbiamo rivisto le metriche e siamo riusciti ad essere più, diciamo, coerenti con quello che era il momento di mercato. Tutto questo ha portato a delle necessità di simulazione di impatto più veloci e frequenti rispetto a quelle che avevamo a disposizione. Dal punto di vista più gestionale, forte importanza del rating office. Dialogo del rating office con le strutture di credit policy e di credit management per recepire indicazioni che magari sui modelli di rating non erano così impattanti, come anche l'appartenenza ai singoli settori, che come ricordate sono stati impattati in maniera molto diversa, diciamo, dal Covid. E questo ha riguardato anche tutto il discorso legato al wealth management e per quanto riguarda la liquidità, l'impatto delle moratorie. Quindi anche in questo senso abbiamo capito che avere a disposizione, ma anche magari costruendoli internamente, degli strumenti di simulazione di impatto veloci e flessibili è fondamentale per dare come risk un contributo al business. Sugli scenari, ve ne ho già parlato, di fatto quelli dell'ICAP e del RAF
erano coerenti anche rispetto alla situazione contingente. Quello che non lo era erano le modalità e le velocità di aggiornamento degli stessi, per cui abbiamo istituzionalizzato questo processo di monitoraggio degli scenari. Noi diciamo non è che abbiamo un centro studi che può permettersi di elaborare previsioni, tendenzialmente utilizziamo scenari di mercato, poi dopo cerchiamo di applicarli anche secondo quelle che sono le nostre visioni, questo in particolare relativamente ai pesi che attribuiamo a scenari worst, baseline o best ai fini dell'accantonamento collettivo. E poi ampliare le analisi di sensitivity, ma anche renderle maggiormente comprensibili per i nostri interlocutori. Dal punto di vista della business continuity, devo dire che grazie anche agli investimenti che avevamo fatto in ottica di welfare, noi avevamo già una situazione, diciamo, di disponibilità di smart working, diciamo così, molto diffusa all'interno del gruppo, tant'è che al 23 marzo 2020, a parte le filiali ovviamente che avevano altri vincoli, però l'81% dei dipendenti del gruppo poteva lavorare in remoto. Per quanto riguarda il servizio rischi, sostanzialmente tutti. Dal 3 marzo noi abbiamo un grande open space a Reggio Emilia, era vuoto. Devo dire che dopo 2 anni è ancora sostanzialmente vuoto. Questo fa un po' tristezza, però insomma ci auguriamo che questo post-Covid effettivamente prima o poi arrivi. Poi avevamo dei temi legati al fatto che non avevamo nei nostri piani di business continuity il rischio pandemico particolarmente, diciamo, è declinato, e quindi sono stati fatti anche degli interventi IT, e anche la modalità a distanza non era presente per tutti, diciamo, i processi con la clientela. Tutto questo apre, diciamo, sostanzialmente due filoni. Da un lato la gestione, appunto, come dicevo prima, da un total remote working, potrei dire, a una situazione effettivamente di smart, dove si alterna presenza fisica a smart working, e come si è già detto nell'intervento precedente, l'aumento dei presidi sul cyber IT risk derivante appunto da questo aumento dell'operatività a distanza. Volendo quindi tirare le somme delle lezioni imparate, sicuramente l'interconnessione tra queste tre aree, non che prima non ci fossero, per carità, però diciamo un contesto di crisi, un contesto di pressione ha fatto sì che alcuni meccanismi, magari anche formali, magari dettati da tempistiche e obiettivi diversi, cadessero, e di conseguenza che il dialogo fosse molto più frequente. Un forte allineamento tra rating office, policy e decisioni di affidamento, in modo tale da inserire anche nell'attribuzione del rating ex ante elementi forward looking che magari al rating office, un po' anche per i vincoli a cui è sottoposto, non sono consentiti. Tempestività degli strumenti, scegliere magari pochi indicatori ma significativi, e definizione di più scenari di riferimento. Ecco, vorrei chiudere, diciamo, quindi questo mio veloce intervento con un po' la linea guida che ci siamo dati come Enterprise Risk Management di Credem, cioè ricercare sempre un giusto equilibrio tra l'essere una funzione di controllo ex post, ma anche essere una funzione di supporto ex ante. Diversificando i linguaggi, perché noi abbiamo tanti lasciamo stare la vigilanza, ovviamente, che questo lo è per definizione, ma il consiglio di amministrazione, il comitato rischi, ma poi soprattutto quando andiamo sulle funzioni di business, occorre sempre di più semplificare il linguaggio. Io qua, venendo appunto da esperienze diverse, dove tante volte quello che mi dicevano i colleghi del RISC non lo capivo, lo confesso, diciamo, apertamente, dopo mi sono reso conto di quanta competenza fosse sprecata. Perché è altrettanto vero che andando ai rischi mi sono reso conto che il livello di professionalità, di competenze, tra l'altro in una popolazione, tranne me, mediamente molto giovane, è forse il più alto che abbiamo all'interno del gruppo. Grazie. Grazie, scusate, ma io devo proprio scappare. Grazie davvero per l'intervento, prezioso anche perché in un ambiente di risk management la contaminazione da esperienze diverse è sempre molto utile, e emerge in modo molto chiaro l'interazione tra CRO e altri ruoli in azienda, a dimostrazione che non siamo funzione di controllo ex post, ma evidentemente parte della strategia.
A questo punto interviene Davide Alfonsi, che conoscete, CRO di Intesa San Paolo, e che ci darà una vista, anche sfruttando il suo osservatorio privilegiato, una vista molto ampia sui rischi anche non tradizionali che hanno caratterizzato e caratterizzeranno le evoluzioni dei prossimi anni. Grazie, grazie Mauro. Qui il collega Bertolini ci ha smarcato e non possiamo più usare il nostro linguaggio criptico, e questo mi preoccupa molto. Io, per agevolare tutti, ho preparato una presentazione in inglese, quindi ho cercato di distinguermi, di mantenere la linea a differenza di Bertolini, e quindi diciamo che avevo del materiale già pronto, sostanzialmente pronto, è stato adattato a questo intervento, quindi direi però appunto vorrei toccare i temi, un po' mi ripeto, diciamo, con l'intervento di Giuseppe, su quali sono i rischi principali, diciamo un po' la risk identification, che dobbiamo affrontare nel 2022, un po' era il titolo, diciamo, che c'era stato assegnato per questo intervento, e quindi scorrerei alcuni, diciamo, farei una carrellata dei rischi principali, direi un po' per differenza rispetto a quello che ha già detto Giuseppe Lusignani, e poi approfondisco magari due di questi aspetti. Ecco, ce ne sarebbe ovviamente molti aspetti. Il primo diciamo rischio potenziale che abbiamo è chiaramente l'incertezza dello scenario macroeconomico. Abbiamo, diciamo, elementi, abbiamo, insomma, visto di potenziale scenario benigno, di crescita molto, molto elevata, però evidentemente comunque il debito pubblico italiano ha dei livelli, è un sentiero, l'abbiamo visto nei grafici di Giuseppe, e poi abbiamo nei prossimi mesi un'incertezza politica che quindi ci può portare senz'altro della volatilità. Qui evidentemente poi c'è l'incertezza della pandemia, c'è l'exit strategy dalla politica monetaria. Insomma, direi che lo scenario, poi per concludere, ci sono le asset bubble sicuramente, no, nelle valutazioni, quindi questo ci può portare volatilità, è un rischio che sappiamo gestire, ecco, come risk manager, diciamo, il rischio finanziario. Però chiaramente potremmo avere, diciamo, degli scossoni rilevanti, e in questo quindi dobbiamo fare una riflessione accurata su quali sono i livelli massimi dei nostri portafogli, quali duration, quali concentrazioni. È un lavoro preventivo che secondo me è comunque molto valido, essendo, diciamo, essendo tutti alle prese con la predisposizione del RAF del 2022, ecco, lo raccomando, ecco, una verifica. Poi tensioni sociali, non mi soffermo, questo è evidente, però questo può sconfinare evidentemente anche insomma, le disuguaglianze sociali sono molto forti, le spinte sono, insomma, lo vediamo tutti, evidentemente potremmo avere dei periodi di tensione sociale. Il PNRR sicuramente può aiutare a ridurre queste disuguaglianze, però è un tema, diciamo, non diretto sulla banca, sul RAF della banca, ma dobbiamo tenerlo presente come contesto, perché sicuramente può darci dei problemi. Poi c'è il credito. Senz'altro lo scenario è benigno, io concordo con Giuseppe che abbiamo, insomma, rivisto un po' tutte le previsioni migliorandole, quindi non mi dilungo su questo aspetto, però vorrei invece soffermarmi sul tema del calendar provisioning, che poi dopo lo approfondiamo, secondo me è un game changer.
e questo dobbiamo invece prenderlo seriamente, dobbiamo dare il nostro pieno supporto all'azienda per un cambiamento nella gestione degli NPL. Questo è il tema principale che approfondisco dopo, per cui non mi soffermo ora. Poi c'è un'intera pagina sulla digital transition, questa di rischi ce ne porta tanti. Evidentemente c'è il tema, vabbè, delle digital currency e crypto asset, su cui dobbiamo comunque studiarlo. Direi che è un tema che va affrontato, non possiamo ignorarlo dicendo che è una cosa marginale. Ormai il 3% degli asset investiti nel mondo sono in crypto asset, quindi c'è un discorso di store value, ma c'è anche, evidentemente, può cambiarci la vita, ecco, in particolare la central bank digital currency potrebbe avere su di noi delle conseguenze molto significative, per cui è un aspetto da studiare. C'è chiaramente il cyber, c'è tutta l'evoluzione, ci sono dei rischi, c'è un rischio IT molto grosso di cambiamento, ecco, direi potrei parlarne per ore, direi che cambio pagina così, altrimenti. Poi c'è un tema di talent risk, questo è un tema HR secondo me molto significativo, le banche non sono più attrattive, dobbiamo porci comunque delle metriche di misurazione dell'efficienza delle nostre politiche di recruiting, di retention, è un dialogo che va affrontato con il nostro Chief Operating Officer, con il capo del personale, però può essere a lungo uno dei rischi principali a cui siamo soggetti. E poi c'è il climate change, su questo spendo poi due parole di approfondimento. La regulation l'ha già toccata molto bene Giuseppe, non mi soffermo, diciamo, sugli aspetti, direi, se non evidentemente per sottolineare che anche Basilea 4 è un cambiamento molto significativo. Lo è perché spinge alla disintermediazione, chiaramente lo è per le banche più grandi che hanno più prestiti corporate, no? Diciamo, però va studiato, ecco, non è una semplice conversione di metrica, il business model probabilmente cambierà e quindi dobbiamo già iniziare, anche se abbiamo guadagnato un po' di tempo, dobbiamo già iniziare a rifletterci già dal 2022, perché poi i processi di business non cambiano in due giorni. Ecco, andiamo al tema che ho preannunciato, il tema del calendar provisioning. Qui io vedo nel calendar provisioning, sapete tutti appunto che c'è stato, insomma, l'ECB lo ha posto appunto come add-on sul Pillar 2 requirement, e quindi questo è un adeguamento sostanziale. Cioè, noi chiaramente, banche italiane, siamo penalizzate per la lunghezza dei processi giudiziari, no? Quindi, stante però questo aspetto, dobbiamo sostanzialmente cambiare l'approccio sia nel pre-default che nel default. Dobbiamo fare le cose molto più velocemente. Evidentemente dobbiamo gestire il pre-default. Chiedo scusa, Davide, in chat segnalano che non si sente. Allora mi avvicino, chiedo scusa, probabilmente sono... Non so se è un problema di microfono, proviamo comunque. Provo a parlare più vicino, sì. Dicevo appunto che il pre-default va gestito, chiaramente noi possiamo fare molto su questo, c'è l'early warning system, abbiamo delle... modelli comportamentali, possiamo fare advanced analytics, un supporto alla gestione, quindi il risk management può fare molto, diciamo, per la gestione del pre-default. Per il tema dei default invece possiamo fare, io qui l'ho chiamato NPL credit risk appetite, sostanzialmente possiamo creare dei modelli che discriminino tra cosa è going concern e cosa è gone concern, perché la fase degli incagli idealmente va annullata. Cioè, questo è secondo me il
principale elemento che dobbiamo tenere in considerazione. Non abbiamo più tempo di lasciare una posizione 1-2 anni a incaglio, soprattutto se unsecured, perché i 3 anni del 100% arrivano immediatamente, tenuto conto che noi abbiamo un past due che comunque già sta lì qualche mese, quindi dobbiamo iniziare probabilmente le azioni legali per i going concern molto prima di quanto facciamo oggi, e poi dobbiamo cedere, e anche qui possiamo mettere un costo ombra del capitale per aiutare, diciamo, a selezionare le posizioni. È un tema che vi invito, secondo me ci si può fare molto, ecco, si può fare molto, abbiamo già fatto tanto, abbiamo ridotto tantissimo gli NPL, ma questa è una marea continua, cioè noi abbiamo nuovi flussi molto significativi tutti gli anni e vanno gestiti meno di 3 anni, dobbiamo recuperare in meno di 3 anni, e per noi è un'impresa molto molto significativa. Però vedo, diciamo, nelle metriche che, insomma, diverse banche, diversi consulenti, è un'area secondo me su cui si può fare ancora molto, e il risk management è motore. Poi sul tema degli advanced analytics non mi dilungo, anche perché probabilmente ho quasi finito il tempo, quindi però direi il machine learning è un'area molto valida, l'ho già detto forse anche l'anno scorso, quindi non mi dilungo, è un'area molto utile, si può chiaramente evolvere qui, diciamo, verso questo training multiperiodale per rafforzare questi modelli. Però noi abbiamo avuto risultati molto validi, incoraggio un po' tutti per l'early warning, per la parte più comportamentale a usare, diciamo, provare queste nuove tecniche, sono secondo me ormai una realtà. Climate change, beh, noi Intesa San Paolo abbiamo recentemente annunciato l'adesione alla Net Zero Banking Alliance, quindi siamo ormai ufficialmente committati allo zero al 2050 per tutto il nostro portafoglio prestiti. Questa per noi, quindi per il risk management sicuramente è una pessima notizia, perché chiaramente i conteggi facilmente vengono da noi, quindi c'è, non mi dilungo sugli aspetti computazionali, è un mondo, comunque concordo con quanto diceva Giuseppe, un mondo in parte da costruire, cioè abbiamo ancora delle approssimazioni, insomma calcolare questi bilanci al 2050 in buona parte è un'arte, ecco, diciamo, non è che abbiamo proprio no, quindi sicuramente dobbiamo evolvere, servono un sacco di dati, però è un tema computazionalmente molto complesso e ci sono delle practice che devono essere, tra virgolette, concorrenti, vedremo qual è la migliore per, diciamo, un po' effettivamente come è stato in Basilea 2 all'inizio, c'erano più possibilità. Noi cosa abbiamo fatto? Ecco, qui non vi do tanto la prospettiva, cosa si può fare in questo settore? Chiaramente noi abbiamo intanto pensato a gestire, integrare il rischio ESG e climate nel risk framework, lo abbiamo inserito nei nostri processi di clearing per le operazioni di maggior rilievo, quindi guardiamo oggi non solo gli aspetti di credito, che chiaramente sono principalmente sulle operazioni di maggior rilievo, ma anche i temi ESG, almeno a fini reputazionali. Poi per alcuni settori su cui abbiamo dei commitment pubblici di disimpegno, evidentemente li guardiamo anche nel merito, no? Perché questo è un'area che chiaramente dipende, la banca deve fare delle scelte, deve dichiararle, e a quel punto si può anche verificare la coerenza, diciamo, del day by day con queste scelte. Poi questo è un tema, il secondo è un tema che avevo già toccato, è il momento di inserire comunque i parametri ESG nei modelli, almeno in quelli corporate. Noi l'abbiamo fatto su large corporate, hanno già un potere
Un modulo, insomma, ESG contribuisce a un accuracy ratio di qualche punto, chiaramente di accuracy ratio, però su alcune controparti è importante, quindi incoraggio un po' tutti a proseguire in quest'area ed è il modo migliore se pensate anche di valutazione del rischio di credito direttamente nel modello, perché se pensate anche a tutti i temi IFRS 9 sugli spread, sul tema SPPI, se non sta nel modello rischiamo pure il fair value, no? Quindi il modello, la misurazione diretta della qualità delle fattori ESG nella qualità creditizia può aiutarci per fare, insomma, questi famosi spread che con lo sconto che ci sono, diciamo, sapete benissimo, sul mercato, che però sotto un profilo IFRS 9 teoricamente vanno tutti a fair value perché non passano l'SPPI test. Se c'è nel modello lì il tema climate change, questo può, per cui io incoraggio tutti su questo filone e direi concludo sul fatto che il climate change comunque è un tema da RAF, bisogna incominciare, si può incominciare in tanti modi, sicuramente una buona, insomma, cominciare a definire quant'è il limite massimo di esposizione che vogliamo avere sull'oil and gas o su alcuni settori particolarmente sensibili, può essere un buon modo di iniziare. E concludo, questa ve la lascio più, diciamo, ecco, qui la vigilanza è molto intrusiva su questo aspetto, devo dire, secondo me anche troppo, vedremo poi in concreto quanto è, diciamo, adesso può andare molto bene se è un percorso di crescita comune, di incoraggiamento, diciamo, a portare avanti le azioni con energia. Se punta al capitale, secondo me è può portare un rischio sistemico, diciamo, per le banche europee, anche perché non dimentichiamo che il climate change lo facciamo solo in Europa, riduciamo il 9% delle emissioni mondiali, diciamo che soprattutto fuori dall'Europa dovrebbe essere portato avanti con energia, però direi questo a noi tutti è ben noto e lo scopriremo vivendo, ecco, sugli aspetti di regolamentazione. E qui concludo, lascio la parola al prossimo relatore. Grazie per l'attenzione. Grazie Davide anche per gli spunti ai nostri associati sui temi dell'NPL e ESG. Chiedo adesso a Gian Simone Ghiottone se ci raggiunge. Banca Popolare Puglia Basilicata, continuiamo con l'alternanza, insomma, tra temi e tipologia di banca che li rappresenta. Allora, buongiorno a tutti, mi presento molto rapidamente, sono Gian Simone Ghiottone, responsabile risk management in Banca Popolare Puglia e Basilicata. Come appunto è stato appena osservato, insomma, l'unica banca LSA, le significanto, come si dirà domani, ente piccolo e non complesso, rappresentato in questa tavola rotonda, ma che mi ricordava prima Corrado, insomma, a livello di base associativa, insomma, contribuisce in maniera molto, molto significativa alla nostra associazione. Allora, chiaramente temendo un po' il rischio di doppiare argomenti, di andare un po' in overlapping, avevo deciso di verticalizzare il mio intervento soprattutto sul tema rischio di credito, che appunto nelle nostre realtà continua a rappresentare più dell'80-90% in alcuni casi, appunto, di risk weighted asset totali. Lo farò ovviamente però partendo dal contesto generale, quindi proprio prendendo spunto dalla recente pubblicazione che prima il professor Lusignani ha citato da parte dell'SSM sulle priorità, fare un piccolo passaggio sul contesto di riferimento e focalizzando poi, appunto, come ho detto in premessa, l'attenzione su ciò che è stato fatto, le sfide che abbiamo affrontato sul rischio di credito, primo quarter 2020,
a seguire e quelle che sono appunto le sfide prospettiche. Il contesto, come detto, ovviamente vede in questo momento un netto miglioramento delle prospettive economiche, ma appunto la BCE ci mette in guardia, no, sulla esistenza permanente di alcuni fattori di rischio, ovviamente ancora legati all'emergenza pandemica, quindi minore efficacia magari dei processi di vaccinazione, piuttosto che appunto possibili fenomeni appunto di recrudescenza della stessa. Tematiche ovviamente legate alle note ormai strozzature sul fronte della catena dell'offerta in generale. Qui non viene citato il problema dell'inflazione, insomma soprattutto il momento in cui si svincolerà dal mondo dei bassi tassi di interesse. No, siamo un po' in quella che l'economista Mandel definiva la trinità incompatibile, no? Avere alta crescita, stabilità dei prezzi, ma anche una transizione energetica sostenibile. In quel momento si applicò questa teoria più che altro al mercato dei cambi. Qui vediamo insomma una metafora abbastanza efficace, no? Nel mostrare forse i rischi legati ad una transizione un po' troppo accelerata che sta evidentemente mordendo non poco sulla dinamica dei prezzi in questo momento, come detto prima, soprattutto la produzione. Ovviamente la BCE ci ricorda che nonostante tutto resta un elevato rischio di insolvenza del comparto societario, quindi nonostante i profitti che abbiamo appunto osservato soprattutto nei primi due trimestri di quest'anno, una volta che verranno meno le misure ovviamente di sostegno, c'è il timore appunto quel famoso cliff effect si possa effettivamente materializzare. Questo lo vediamo in maniera plastica nella rappresentazione delle priorità della vigilanza. Priorità 1, appunto, assicurare banche in buona salute dopo la pandemia, e qui appunto unitamente al tema che insomma condivido è sicuramente una preoccupazione attuale, quella legata alla sensitivity non soltanto in termini di marginalità ma proprio appunto di valore economico, quindi dal punto di vista del banking book. Ma ovviamente la BCE ci ricorda l'esistenza, la permanenza ancora di elevati fattori di rischio nel mondo del credito, un tema che è stato rilanciato, quello delle leverage transaction, ma naturalmente ancora una volta il problema delle carenze nel sistema di gestione del rischio di credito. E qui mi permetto di tornare indietro un po' all'autunno del 2020, quando proprio in iFirm venne presentato in modalità virtuale uno dei paper, devo dire, che ci ha dato maggiori soddisfazioni, quello appunto su Covid-19 e governance. In quell'occasione intervenne appunto il membro del Consiglio di Vigilanza BCE, la dottoressa McCall, che utilizzò insomma una metafora ormai abbastanza gettonata, molto nota, no? Quella della prospettiva di Borromini, per illustrare un po' quello che più o meno ci aspettava, no? Una volta ricordate un po' le debolezze strutturali del sistema, rincoraggiando ancora una volta questa volta attraverso il tema della digitalizzazione e del peso degli investimenti in digitalizzazione, una possibile ripartenza delle aggregazioni, è tornato ovviamente il tema del rischio di credito. Purtroppo, appunto, disse in quell'occasione la McCall, ma non inaspettatamente, il carattere repentino dello shock e la risposta immediata che comunque si era rivelata necessaria ha indebolito la governance sul rischio di credito. Abbiamo visto in particolare, ci siamo noi, le funzioni di controllo aggrapparsi a metriche di rischio irrilevanti, adattarsi con lentezza al nuovo contesto. In effetti quello che abbiamo dovuto affrontare soprattutto nella prima parte dell'anno, prima il collega di Credem lo ricordava in maniera molto, molto efficace, no? Ci siamo trovati a dover aggiornare contestualmente framework di NPL Operational Plan, framework di Risk Appetite, ICAP e ILAP annuale, e ovviamente ci siamo scontrati con una fortissima discontinuità in quella che era la serie storica che normalmente avevamo osservato tra tasso di default e appunto PIL. L'anno scorso non ci aspettavamo un tasso di default elevato per via delle moratorie, ma i modelli ci dicevano il contrario, il famoso meno 9%. Quest'anno ci troviamo invece con dati di PIL e non solo particolarmente favorevoli, e i modelli ovviamente ci suggeriscono tassi di default ancora inferiori rispetto a quelli che oggi appunto stiamo sperimentando. Quindi abbiamo dovuto rivedere i nostri framework, ovviamente peggiorando in parte forzatamente le previsioni sui tassi di default, che come sa
sapete, mordono soprattutto sulla parte alta, diciamo, del piano NPL, peggioramenti in logic accounting ovviamente delle PD IFRS 9 e soprattutto una revisione peggiorativa dei parametri. Prima è stato citato appunto la leva del core rate, in particolare sulla componente UTP, parametri che ovviamente sono stati rivisti unitamente al time to recovery, andando ovviamente ad appesantire non poco appunto il conto economico. Noi come ci siamo mossi? Io porto molto rapidamente tre casi specifici. Nella prima parte del 2020, soprattutto un tema che abbiamo riscontrato un po' tutti durante la mole appunto immane di moratorie richieste dalla nostra clientela, un fenomeno ovviamente di corretta valutazione del significativo deterioramento, no? Che si stava sperimentando, siamo ad aprile-maggio del 2020, e per far questo abbiamo ingaggiato effettivamente la rete commerciale e appunto la rete dei gestori crediti proprio per costruire insieme. Prima si parlava appunto di un dialogo, magari in passato molto più stretto con l'area CFO, questa volta molto più stretta con CCO e quindi con la parte commerciale, ma anche con la parte lending, attraverso la quale siamo andati a valutare in un processo integrato appunto bottom up, partendo dal risk, top down, partendo dal risk e bottom up, poi con una feedback dalla rete commerciale, l'effettivo fenomeno di deterioramento. Questo modello poi lo abbiamo portato nell'analisi delle moratorie che ci ha accompagnato per tutto il 2020 e anche ovviamente nel 2021, e anche qui ovviamente ci siamo scontrati con basi dati non tra virgolette tarate, no? per la lettura dei fenomeni. Quindi ancora una volta con un lavoro, diciamo così, di gruppo, un lavoro congiunto tra business e risk, siamo partiti dai nostri dati, abbiamo chiesto attraverso fondamentalmente delle schede Covid, no? Quindi di alimentare una serie di informazioni da parte dei gestori, abbiamo arricchito ulteriormente il nostro database e creato una serie di cluster su cui poi abbiamo attivato appunto dei processi di assessment, in alcuni casi molto verticali, in altri ovviamente in funzione della dimensione delle controparti molto più diciamo alte, molto più di portafoglio, che ci hanno permesso poi di indirizzare in uno specifico comitato watchlist le valutazioni in ordine all'effettivo deterioramento delle moratorie. Insomma, ricordo a tutti, no, quando ci fu la sospensione da parte dell'EBA o l'introduzione delle nuove regole, i famosi 9 mesi, sulla appunto waiver rispetto alla classificazione forborn piuttosto che UTP delle moratorie stesse. Un altro esempio ha riguardato il framework di stress testing e anche gli esercizi ICAP. Qui ci siamo un po' ispirati, devo dire, al lavoro che aveva fatto l'EBA proprio nella prima parte del 2020, in cui nello stimare l'impatto del Covid attraverso anche il tema chiaramente delle moratorie sulla qualità del portafoglio, aveva introdotto una serie di fattori di sensitivity, basandoci anche in questo caso sull'esperienza storica, ai diversi cluster di portafoglio. Noi l'abbiamo anche replicata sul nostro portafoglio, dividendo, come vedete, la parte delle moratorie Covid dalle non moratorie, all'interno di queste immaginando ovviamente, costruendo dei fattori di sensitivity differenziati per gli scivolamenti da stadio 1 a stadio 2 o anche per i decadimenti dal 2 a 3. Questo ci ha permesso di, diciamo così, innestare una componente in parte, diciamo così, di sensitivity sulle stime del tasso di default rettificato, che ovviamente poi ci hanno consentito in particolare quest'anno di rafforzare molto le coperture sul portafoglio performing, perché naturalmente, come vedete qui a destra, abbiamo focalizzato due sfide che prospetticamente potrebbero essere di particolare rilievo anche alla luce del calendar. Io lo guardo soprattutto non tanto sul Pillar 2, perché ovviamente sulle banche LSI ha un peso diverso, ma soprattutto in logica di Pillar 1, perché è chiaro, probabilmente dal 2023 incomincerà a mordere sul nostro patrimonio in maniera diretta, fatte salve ovviamente diciamo così le deroghe consentite a livello di calendar sulle moratorie, anzi sui prestiti con garanzia statale. Quindi dicevamo, la minaccia relativa alle componenti in stage 2, in particolare alla coda di moratorie pubbliche che scadrà appunto a dicembre, su cui si pone un problema di accesso al mercato, nel senso che ovviamente per quanto rafforzate queste coperture non sono un pretrattamento, no, per andare sul mercato primario degli NPL rispetto a questa esposizione. E anche domani, probabilmente nella seconda
seconda parte del 2022, quando entreranno in ammortamento molti dei prestiti appunto garantiti MCC o SACE, valutare effettivamente la reale portata e la reale qualità di queste controparti. Quindi una serie di spunti che ci spingono ovviamente a rivedere in particolare le politiche creditizie. Io qui ho voluto lanciare un po' una provocazione, no? Cioè, svincoliamoci un attimo dall'obbligo della appunto conformità normativa. Cioè, ci hanno dato le LOM, abbiamo una timeline piuttosto stringente per poterci adeguare, facciamo il nostro compito. Io direi sfruttiamo in questo momento l'occasione, sempre con coraggio, forza e con grande determinazione nel guardare il nostro portafoglio, provando magari anche ad introdurre, diciamo così, delle logiche di revisione dei nostri framework, che ripeto vanno comunque visti a quattro mani, forse anche di più, con le altre strutture, segnatamente con il business, ridefinendo sicuramente dal punto di vista del timing le modalità di approccio e le priorità. Nel breve sicuramente smarcare la questione delle moratorie appunto in scadenza, nel medio termine anche qui risistemare un po' i nostri modelli, come ho detto in precedenza, in parte toccati attraverso degli adjustment, no, a valle, in parte attraverso degli interventi sulle nostre serie storiche, ma sicuramente diciamo un punto di equilibrio nel medio va trovato, e nel lungo termine ovviamente guardando un po' a quelli che sono i driver, diciamo, del cambiamento, segnatamente dal punto di vista appunto della digitalizzazione dei processi creditizi e della customer experience. Qui chiudo molto rapidamente richiamando un documento del G30, forse l'ultima eredità che ci ha lasciato il nostro Presidente del Consiglio. Appunto riguardava, era, se non ricordo male, nell'autunno del 2020, riguardava, insomma, era una sorta di invito soprattutto alle autorità pubbliche, agli stati, a diciamo ripensare, a rivedere l'utilizzo, anzi le modalità attraverso cui le risorse, diciamo la politica fiscale, in parte la politica dei redditi, è stata utilizzata in questo contesto emergenziale. Ovviamente un documento molto forte, che dava una serie di tra virgolette, insomma, muoveva una serie, diciamo, di critiche rispetto agli interventi fatti, quindi targeting inadeguato, lo si è detto anche spesso nel nostro paese, no? Senza differenziare l'effettiva dimensione / fabbisogno delle imprese, una leva eccessiva, quasi per appunto inerzia e abitudine, sulla fornitura del credito piuttosto che invece su strategie di capitalizzazione o di riconversione, ad esempio, del debito verso appunto forme di equity o di quasi equity. In una parte del documento, proprio affrontando il famoso tema delle zombie enterprise, no? Fenomeno che ormai, insomma, in Giappone ha compiuto più di 25 anni, se non ricordo male, e che appunto produce una sorta di clusterizzazione delle nostre imprese, a seconda ovviamente di parametri che guardano soprattutto il livello di leva finanziaria, le condizioni di accesso al mercato, le condizioni di redditività e di efficienza, costruendo sostanzialmente una matrice nella quale identifichiamo categoria 4 e 5 in particolare, quelle che nel nostro portafoglio potrebbero essere invece le imprese rispetto alle quali non continuare a diciamo erogare finanza, piuttosto definire delle adeguate strategie di ristrutturazione. Un esempio, e chiudo, applicativo di questo modello è stato fatto proprio da Svimez in collaborazione col Medio Credito Centrale, facendo riferimento proprio alla finanza garantita, quindi PGS, e metteva a confronto i dati di bilancio del 2019 con i primissimi dati del 2020, ed era molto interessante. Ovviamente non è perfettamente sovrapponibile la clusterizzazione, però credo sia abbastanza fedele. Metteva in evidenza un fenomeno di migrazione non banale, no? Dalle categorie 2 e 3 verso la categoria 5. Ecco, magari un approccio di questo tipo, diverso da quello rispetto al quale siamo stati abituati negli ultimi anni, potrebbe probabilmente aiutarci a guardare meglio quello che c'è dietro, soprattutto gli stock di nuova finanza garantita erogata sostanzialmente nell'ultimo anno e mezzo, che poi nel 2022, come noto, seguirà un regime soprattutto a livello, diciamo così, di costo decisamente differente. Io mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie Gian Simone anche per questo focus sul credito, che rimane evidentemente il problema anche in prospettiva per gran parte dei partecipanti e dei presenti.
Abbiamo a questo punto l'ultimo intervento, che è quello di Pierpaolo Montana, Mediobanca, che si ricollega un po' alla vista macrofondata introdotta da Giuseppe Lusignani all'inizio, quindi direi che chiudiamo in perfetta coerenza. Prego Pierpaolo. Grazie, allora io affronterò rapidamente alcuni temi per cercare di evolvere rispetto all'approccio congiunturale e focalizzarci un po' sugli impatti strutturali che vengono da questi ultimi due anni di crisi Covid. E in parte mi ricollego alla chiusura dell'intervento del collega che mi ha preceduto, dove ho visto appunto un interessante focus sulle modifiche strutturali che ci sono nel sistema economico. Cosa è successo durante la pandemia? Beh, siamo arrivati alla fine del 2021, abbiamo una situazione per certi aspetti molto simile, siamo ancora in situazioni di restrizioni ai viaggi, restrizioni ad alcune attività, una situazione molto diversa perché siamo tutti vaccinati, lo scorso anno, o quasi tutti, lo scorso anno non avremmo potuto effettuare il convegno in queste condizioni. Ci sono delle similarità anche e soprattutto sulla incertezza che abbiamo sullo scenario macroeconomico futuro. Abbiamo dei dati previsibili, abbiamo visti prima l'intervento di Lusignani, molto favorevoli per il 2022, ancora positivi per il 2023 e un 2024 probabilmente di ritorno verso livelli di crescita più strutturali, ma su questi valori c'è un grosso, diciamo, range di variazione. Sono delle incertezze che rendono poi complesso il nostro lavoro di effettuare una mappatura dell'impatto sul rischio. In particolare, se andiamo a vedere la natura delle incertezze che sono presenti, vediamo che sono principalmente incertezze di natura microeconomica, ovvero l'origine di questo range di variazioni sulle previsioni vengono da supply chain backlogs, dinamica inflattiva e anche possibili modifiche delle preferenze dei consumatori e dei lavoratori. Stiamo vedendo fenomeni di riallocazione delle preferenze dei lavoratori rispetto al tipo di lavoro. Nel mondo anglosassone si parla di great resignation, le grandi dimissioni. In Italia è un fenomeno ancora probabilmente non così evidente, però è comunque presente anche in Italia e in parte è stato toccato anche prima quando parlavamo della difficoltà di attrarre talenti. Le preferenze rispetto al work-life balance, le preferenze rispetto al settore in cui andare a lavorare, probabilmente sono soggette a forte evoluzione. Quali sono stati i riflessi sul sistema bancario degli ultimi due anni? Il primo immediato, penso che tutti quanti siamo stati impegnati all'inizio nella necessità di evolvere il modello operativo, quindi nel giro di pochi giorni organizzare il lavoro in modo da lavorare tutti da casa. Forte spinta alla digitalizzazione, grossa opportunità. Questo aspetto probabilmente per il settore bancario è stata un'opportunità che ha permesso di accelerare un trend già presente che aveva delle tempistiche di evoluzione costanti, ha permesso di fare un salto nella percentuale di clienti digitalizzati, ha permesso di fare un salto anche all'adozione di tecnologie di lavoro collaborativo a distanza all'interno delle aziende. È ovvio che questo ha portato anche a dei rischi. Immagino che molti di noi siano stati coinvolti in decisioni su come settare i livelli di cyber security nel passaggio da
un lavoro su computer aziendali in rete aziendale a lavoro da casa con connessioni di vario tipo. Secondo impatto, adozione di moratorie e necessità di finanziare il sistema economico anche con il supporto pubblico. Enorme, direi, impatto immediato sulla richiesta di credito da parte delle aziende e richiesta di riscadenziamenti da parte delle aziende, su cui devo dire il sistema bancario ha fatto fronte in maniera rapida e direi tempestiva ed efficace. Quindi da questo punto di vista il sistema bancario si è dimostrato in grado di supportare l'economia con una notevolissima capacità di reazione. Altri riflessi sul sistema bancario più sottili, direi. Modifica della propensione al risparmio. La modifica della propensione al risparmio che abbiamo visto, dovuta sicuramente a motivi logistici, tutti noi, penso anche come esperienza personale, siamo stati in casa, abbiamo speso meno. Quello che è meno chiaro è quanta parte di queste modifiche di comportamento siano modifiche strutturali di pattern di consumo e quindi modifiche strutturali di propensione al risparmio. Normalmente la raccolta per le banche è sempre stato un elemento positivo di solidità del bilancio, di miglioramento della liquidità dell'azienda. Con tassi di interesse, e mi collego al punto successivo, con tassi di interesse negativi, una raccolta di liquidità non necessariamente ha un impatto positivo sul bilancio delle banche. E quindi direi l'ultimo elemento che sottolineo di impatto notevole sulle banche è la reazione di una politica monetaria eccezionalmente accomodante. Sicuramente questo ha salvato, è stata una reazione di politica economica necessaria, ha salvato il sistema economico da una crisi di liquidità che poteva manifestarsi in qualsiasi momento. È chiaro che questo crea un problema, lo abbiamo visto prima nelle previsioni di Lusignani, un problema sulla redditività delle banche. Questo direi forse è uno dei problemi in cui dobbiamo preoccuparci o anzi occuparci nei prossimi anni, ovvero il mantenimento della profittabilità delle banche, perché poi non scordiamoci che il profitto è il primo mitigant dei rischi. Una banca che non fa profitti non riesce a proteggersi dai rischi. Non necessariamente, come dire, la correlazione tra profitto e rischio ovviamente ha diversi aspetti, ma il calo della profittabilità delle banche è un fattore di rischio che deve essere considerato anche dalla funzione risk management. Nella classificazione SREP la possiamo includere nel pillar sul business model. E allora la domanda che pongo, al quale ho delle risposte molto parziali, ma la domanda che pongo a tutti noi e a cui dovremmo trovare una risposta, è lo scenario post-Covid, lo dobbiamo analizzare con gli occhi della congiuntura o con gli occhi della struttura? Sicuramente la risposta è con entrambi, ma in che modo? Abbiamo visto prima le previsioni macroeconomiche. Io invito tutti a ragionare anche sulla individuazione anticipata delle evoluzioni strutturali. Le evoluzioni strutturali cominciano a essere evidenti su almeno tre fronti. Uno economico, quindi la evoluzione dell'organizzazione delle supply chain sarà probabilmente permanente. Questo implica un riorientamento dei flussi di commercio internazionale,
Capite che per un'economia come quella italiana, che è stata sostenuta moltissimo nel periodo 2012-2019 dalle esportazioni più che dalla domanda interna, questo è un fenomeno che non si manifesta nei trimestri, si manifesta con una velocità più lenta e quindi meno percepibile, ma può avere effetti molto importanti e molto duraturi. La rilevanza del settore pubblico, l'altra grossa impatto permanente o comunque strutturale di questa crisi è la rilevanza del settore pubblico sia come debito pubblico sia come importanza del sostegno pubblico per alcuni settori, per alcune controparti. Possibili fenomeni inflattivi, questo ancora se il fenomeno inflattivo è strutturale o congiunturale è la the big question mark. Tendenze di evoluzione strutturale dal punto di vista sociale. Citavo prima la permanenza delle modifiche delle abitudini di spesa e di risparmio. Probabilmente ci saranno anche degli aspetti strutturali che dovremmo andare a analizzare e a valutarne poi le conseguenze. Altro aspetto, non dobbiamo dimenticare che questo supporto all'economia che è stato fornito dalle politiche economiche, supporto necessario e assolutamente fondamentale, però ha delle conseguenze. Una delle conseguenze è quella di aver aumentato l'income divide, specialmente negli Stati Uniti, ma anche in Italia, i grossi beneficiari del supporto pubblico sono state le valorizzazioni degli asset. Però è chiaro che in un mondo come negli Stati Uniti, dove il 10% della popolazione ha il 90% degli asset azionari, il beneficio della manovra di politica economica è stato a vantaggio dei maggiori percettori e quindi ha aumentato la dispersione della ricchezza. Questo è un fenomeno che può creare sicuramente dei rischi strutturali nel medio periodo. E da ultimo, last but not least in questo caso, fenomeno decorrelato dalla pandemia in questo caso, forse, nel senso che non sappiamo la correlazione tra eventi epidemiologici e eventi climatici, è un question mark, ma in ogni caso in questi due anni abbiamo avuto una strutturale modificazione della consapevolezza della necessità di affrontare il cambiamento climatico e la necessità di ridurre le esternalità non prezzate, non incluse nell'attuale sistema produttivo. Qui ci sono, direi, una remark. C'è un'azione di politica economica che vuole mettere le banche al centro della ristrutturazione del sistema economico. Questo, da un certo punto di vista, è anche pericoloso, introduce surrettiziamente una novità molto forte per il sistema bancario. Il sistema bancario è sempre stato il canale di trasmissione della politica monetaria. Qui stiamo dicendo, con alcune decisioni di politica economica, di politica fiscale, quindi di incentivazione, stiamo dicendo che vogliamo governare gli incentivi sulla ristrutturazione del sistema economico tramite il sistema bancario. È una manovra forte che va valutata e probabilmente va discussa in maniera esplicita e non implicita come è stato fatto finora. La chiusura, diciamo, il punto di coerenza di queste osservazioni è che queste tendenze evolutive creano la necessità di un'analisi delle prospettive strutturali e non solamente congiunturali. E qui in qualche modo mi ricollego alla chiusura dell'intervento del collega che mi ha preceduto, dove si vedevano che le transizioni delle controparti andavano da categorie dove si analizzava, come dire, l'aspetto congiunturale rispetto al posizionamento strutturale dell'azienda rispetto al suo settore, al posizionamento della sua clientela, al posizionamento della sostenibilità nel medio termine del suo modello di business. Questo probabilmente sarà la sfida più rilevante per noi risk manager, perché comunque la nostra modellistica è molto incentrata sulla
percezione sulla rilevazione degli andamenti congiunturali. Chiudo con quello che personalmente vedo il ruolo del risk management in questo contesto. Io direi che andiamo back to basics. Il tradizionale ruolo di screening e monitoring sarà fondamentale per garantire una solidità patrimoniale e, ripeto, senza perdere di vista la profittabilità. Il risk management sarà chiamato non solo a evitare che l'azienda bancaria assuma rischi eccessivi, ma anche aiutare il business a non assumere pochi rischi, aiutare il business a assumere le posizioni che sono, come dire, che offrono un rischio rendimento adeguato. Uno dei principali rischi che vedo nei prossimi trimestri, nei prossimi semestri per l'industria bancaria europea è proprio quello della redditività. Mi collego poi su questo punto con un commento sul tema trattato da Alfonsi prima del calendar provisioning, perché chiaramente collegato a questa attività di screening e monitoring. Il calendar provisioning è, sapete, ormai è una realtà della regolamentazione, è stato pensato per delle crisi da NPL di origine molto diversa. C'è una grossa differenza nella gestione degli NPL che originano da crisi di valutazione degli asset, quindi da asset bubbles, da crisi di NPL che originano da modifiche progressive della competitività del settore industriale di riferimento. Faccio degli esempi. Il primo esempio di crisi di NPL dovuti ad asset bubbles, Irlanda e Spagna prima della crisi del 2008, crisi di NPL dovute a perdita di competitività dei settori, Italia 2008-2012, e probabilmente la crisi NPL che avremo di fronte sarà più simile a quella italiana del 2008-2012 rispetto a quella spagnola irlandese. Purtroppo il calendar provisioning è stato pensato avendo come riferimento intellettuale le crisi irlandesi e spagnole. Quando c'è un asset bubble, il modo migliore per gestire gli NPL chiaramente è quello di venderli, perché non c'è una speranza di riportare la valutazione degli asset ai valori precedenti lo scoppio della bolla. Quando c'è una crisi di produttività, chiaramente bisogna distinguere, e mi ricollego alle valutazioni strutturali, tra le aziende che sono strutturalmente non più sostenibili e le aziende che invece hanno bisogno di nuova finanza per aiutare una trasformazione del modello di business, una trasformazione industriale che permette poi il rilancio dell'azienda. Noi in Italia abbiamo avuto, e devo dire come Mediobanca, abbiamo avuto una grossa esperienza nell'accompagnare le aziende anche per anni, le ristrutturazioni possono durare anche 5-6 anni, ma sono storie di successo. Ecco, il calendar provisioning chiaramente non è adeguato per affrontare questi temi e di conseguenza è ancora più importante anticipare il più possibile da parte del risk management le situazioni di possibile deterioramento strutturale delle condizioni delle controparti. Credo di essere rimasto nei tempi. Grazie Pierpaolo, sei stato bravissimo anche sui tempi, hai introdotto temi che richiederebbero un'altra sessione, ma purtroppo abbiamo tempi svizzeri per il webinar, quindi vi chiedo anzi di contenere il break del caffè perché alle 11:30 riprendiamo puntuali. Grazie a tutti.